Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Perché uno dei temi della campagna elettorale, il pericolo fascista, e la De Serracchiani ieri, leggo, ha detto questa dichiarazione: con un mese di propaganda forse cambi pelle, ma resti sempre il capo del partito di Almirante Rauti. Si rivolgeva a, meglio leggo l'agenzia, a Giorgia Meloni. Certo. Vabbè, ma scusi, mica sto scoprendo l'acqua calda, eh. Mi pare che le sto dicendo una cosa che è assolutamente un fatto. Non voleva evocare... No, ma è assolutamente un fatto. Dopodiché, a me fa paura oggi l'idea che quelli del 2011 che ci hanno portato a un passo dalla bancarotta oggi si ripresentino, peraltro nelle stesse forme, con il ministro dell'economia dell'ora che era Tremonti, eccetera, eccetera, per dirci che torneranno loro a governare un paese che sta sull'orlo però del baratro. Però questo non c'entra niente con l'ammirante Rauti. Questo mi preoccupa. Abbiamo finito il tema. Io voglio capire una cosa. A questo punto però è cruciale. Se il paese sta sull'orlo del baratro... è per vostra gentile concessione e responsabilità. Va bene, sono successe di tutti i colori, ora questo, io non prendo questo le parti. Adesso, no. Finiamo. A questo punto però è cruciale, perché la dichiarazione che lei fa, ricordando al Almirante, se vince la Meloni, secondo lei, c'è un pericolo, perché lei ha detto due cose insieme, c'è un pericolo per la democrazia o c'è solo il pericolo che come nel 2011 scassano allora, i conti? Pericolo... Perché se c'è il pericolo per la democrazia, se vincono il 25 state allora, tutti in montagna fatto, cantando Bella fatto, Ciao. Il fatto non è che ricominciamo. No, dovrebbe anche alzarsi e andarsene, perché io rappresento Fratelli d'Italia, non dovrebbe neanche parlare con me. Allora, il fatto che dicano che cambiano la Costituzione, che prendono in considerazione il presidenzialismo, a me questa cosa qui spaventa, perché nel paese nel quale vivo io penso che la democrazia parlamentare nella quale hanno creduto i nostri padri fondatori e per la quale abbiamo questa Costituzione, abbiamo lottato per difenderla ed è una Costituzione che oggettivamente ha dei diritti, dei valori e delle stanze di compensazione non vada toccata, ok? E quindi non tutte vada le nazioni occidentali che hanno una Costituzione presidenzialista, ma non fare questo ragionamento. Io ti sto dicendo che questo paese ha una Costituzione che prevede dei valori, dei limiti, delle questioni che sono assolutamente, dal mio punto di vista, quella della democrazia parlamentare è un punto non negoziabile, ok? Quindi il presidenzialismo dovresti per me raccontarlo a non D'Alema, può funzionare allora, così. Guarda, forse detto questo, qualche passaggio. Detto questo, stiamo facendo aspettare il prossimo ospite. Vabbè, allora facciamo fino un minuto, dai. Detto Rampelli ricordava quando la bicamerale di D'Alema raggiunse l'accordo sul semipresidenzialismo. L'abbiamo Che cos'è? No, un semipericolo quello? È stato fatto? È stato fatto. Ma scusi, lei mi ha chiesto se io considero la Meloni una di governare anche quando perde le elezioni. Diciamo le cose come stanno. Lei mi ha chiesto se penso che la democrazia sia in pericolo se vince la Meloni. Io le ho detto la mia democrazia su cui credo sia quella che è quella fondata su questa Costituzione che prevede una democrazia parlamentare con una Costituzione che si fonda sull'antifascismo, chiaro? Questo per me sono principi non negoziabili. Dopodiché le ho detto c'è un tema economico, siamo nel momento più difficile per il paese. Le responsabilità di chi ha deciso di far cadere Quindi Draghi sono oggi le stesse di quelli che dicono che Draghi deve rimanere perché deve salvare il paese. Beh, secondo me c'è qualcosa che non va. Non quindi io penso che sulle responsabilità si debba stabilire chiaramente. Quindi bisogna scrivere immediatamente a Biden dire a Biden che è un pericoloso fascista, così come anche al presidente Macron. Grazie Rampelli, grazie.